hang up and try again. E allora noi l'avevamo incontrata quando ancora doveva iniziare, durante la festa del cinema di Roma, e ci aveva parlato di questo film. E adesso Susy Laudi invece ha il film pronto. Ciao Susy, come stai? Ciao, benissimo, benissimo. Te lo ricordi? Assolutamente sì, nel foyer del... Esatto, esatto. E tra l'altro parlavamo già del casting, chi metto lì, sto scegliendo, sto pensando. E adesso il film è finito, Tutti per Roma, il 2 giugno arriva in sala. E posso dirlo, è una bellissima favola moderna di cui posso anche dire che ne avevamo bisogno, Susy. Assolutamente sì, e io sono più che d'accordo appunto con te sul fatto che non tanto noi ne abbiamo bisogno, tanto i nostri ragazzi, i nostri bambini e le famiglie. Quindi a prescindere da tutto, credo che sia la cosa fondamentale che un artista deve fare nei momenti di grande crisi è cercare di regalare qualcosa al pubblico. E io questo ho fatto, perché il mio primo film parla di tutt'altro, è proprio un altro... Però questo mi è stato commissionato, io ho detto di sì perché volevo fare un regalo non solo a mio figlio, ma ai bambini che hanno passato 2 anni da incubo. Esattamente, infatti poi io devo dirti mi sono divertito anche a cercare tutte le piccole grandi citazioni da Mary Poppins, a Little Miss Sunshine, come hai detto anche al nostro Damiano, i Goonies, c'è dentro Spielberg, c'è dentro Amélie anche, ci sono dei frammenti di Amélie. Guarda, io rimango colpita da questa frase che ho sentito anni fa, in cui diceva che noi siamo fatti del 90% dei film che abbiamo visto. E io ci ho messo tutto quello che per me era la mia memoria, che non è copiare o non è andare a citare qualcosa così tanto per partito preso, ma perché magari tanti bambini o tante persone che vedranno il nostro film certe cose magari non le hanno neanche viste, e quindi rinfrescare, come dici tu appunto, andare alla ricerca di tutte le cose che io ho voluto volontariamente mettere nel film, sì, penso che sia divertente. Esatto, tra l'altro poi prima citavi un altro film di cui parlavamo con Maccio Capatonda, che è La storia infinita, che ha segnato una generazione intera. Nostra. Guarda, io sono completamente segnata da quel film, perché forse è uno dei primi, sai, gli strati, no? di film visti, quello è stato proprio le mie fondamenta, e altro che citazioni in quel film, ce n'è in quantità industriale. Però io ricordo l'emozione di vederlo, forse avevo 7-8 anni al cinema, è stato il primo film che ho visto al cinema. E faceva anche quasi paura, perché comunque c'erano dei passaggi. Poi capisci, io vengo da un piccolo paese, io sono di Salò, e avevamo un cinema comunale dove l'ho visto, ed ero abituata a vedere i film il lunedì con i miei genitori, quindi vedere lo schermo gigante, tutte queste immagini, io me lo ricordo come un viaggio incredibile. Quello che volevo fare io è raccontare un viaggio senza ovviamente tutte quelle possibilità, ma come dice mio figlio, la fantasia non costa niente, e quindi ho cercato di mettere la mia fantasia. Esatto. Tra l'altro tu eri da quella parte del Lago di Garda, io ero dall'altra che lo vedevo, perché io sono di Arco, vicino a Riva del Garda, quindi mentre tu lo vedevi mentre tu lo vedevi a Salò, io lo vedevo, c'era una cosa lacustre che ci univa. Esatto, io lo vedevo di là. A me però mi ha colpito una cosa che tu hai detto, che è quella citazione di Italo Calvino, meravigliosa, che però fa capire anche che l'idea di fantasia che hai tu non è quella necessariamente disneyana in cui tutto va a posto e tutto bello. No, infatti nel film questo non succede, nel senso che anche un'altra cosa a cui tengo molto è il fatto che nessun personaggio poi è vincente, rimangono tutti in un limbo, anche la principessa in realtà non è assolutamente vero che una Mary Poppins che arriva e che migliora tutte le vite altrui, assolutamente no, lei è la prima che scappa perché ha un sacco di problemi nella testa e che vuole risolverli e alla fine li risolve perché è lei che li risolve, cioè... Credo che uno degli insegnamenti più belli che mi sono stati dati anche dai miei genitori è che non c'è qualcuno che ti risolve i problemi, sei tu che te li devi risolvere da sola. E gli altri ci servono a capire questo passaggio. Quindi tutti gli uomini della famiglia Ferliga, in realtà non è che è lei che con una magia gli risolve le cose, ma sono loro che vedendo lei capiscono quello che devono risolvere di se stessi.
Davvero, verissimo. Senti, questo è un anno molto particolare e fondamentale per le donne registe. Insomma, visto Chloe Zhao che vince l'Oscar per Nomadland, sempre di più donne arrivano dietro la macchina da presa. Com'è stata la tua prima volta su un set con tanti uomini anche, però poi alla fine c'è avuto anche quello? Guarda, in realtà io venendo dal teatro e dalla regia teatrale, il cinema e stare dietro la macchina da presa l'ho vissuta veramente come si lavora in teatro, quindi con lo stesso silenzio, con la stessa lucidità, facendolo comunque la regia da 20 anni a sprazzi tra un È film più da... facile o più difficile fare la regia teatrale? Perché tu, vabbè, già hai esperienza. È più facile nel senso che in teatro ti danno la totale libertà di immaginare. Il cinema lo trovo a tratti veramente molto rinchiuso in caselle e se tu soltanto cerchi di uscire da quella casella non riescono a rinfilarti dentro qualcosa. E invece nel teatro non è così. Il teatro ti puoi permettere di fare Shakespeare a musical o ti puoi permettere di fare tante, o mescolare tanti generi messi insieme. Poi il pubblico, la critica può dire uno spettacolo orrendo o uno spettacolo bello, però è più accettato il rischio nel teatro, anzi è più cercato. Nel cinema no. Questa cosa è un film d'autore, è un film d'autore, è un film commedia, è una commedia, è un film si cerca molto di... In teatro questo non succede, mai sentito dire che è un film per famiglie o uno spettacolo per famiglie o uno spettacolo, no? Questo devo dirti che io invece ho cercato di portare il mio bagaglio culturale di vissuto dentro il cinema, perché credo fortemente che l'obiettivo nostro sia raccontare delle storie che facciano emozionare, punto. Questo. Davvero, vabbè, ci sei riuscita. Senti, ma dal tuo punto di vista è cambiato effettivamente qualcosa dal punto di vista delle donne oppure no? Sono tante parole. Guarda, io sono felicissima di quello che sta succedendo, però credo che, cioè, che sia fondamentale insegnare a essere esseri umani. Se già insegno una differenza vuol dire che mi stai mettendo in due punti differenti. Invece io ho avuto un padre e una madre che mi hanno insegnato a essere un essere umano, a far fatica a ottenere, perché tutto quello che ho ottenuto nella vita l'ho fatto veramente con tanta fatica, tanta. Però il detto che quando fai fatica poi godi ancora di più quando ottieni una cosa, forse è proprio vera. Quindi dall'altra parte credo anche che bisogna provare a raccontare le storie delle donne o la centralità di una donna. Io l'ho fatto a mio modo, quindi l'ho messo una principessa che bacia un principe. È una stupidata. Che può essere una cosa piccolina, però io da piccola me lo ricordo che mi rodeva da morire a vedere queste principesse lì ferme o che dovevano essere salvate da un maschio o che non potevano essere loro. Io sono sempre stato un maschiaccio, ho sempre voluto fare le cose come dicevo io, come volevo io, proprio come la mia principessa. Queste principesse che aspettavano e basta. Senti, che effetto ti ha fatto invece la prima volta che ti sei seduta e l'hai visto intero il film? Sei riuscita a scindere? Guarda, è stato incredibile perché io il film l'ho disegnato tutto. Ho preso il mio copione. Vuoi vederlo? Vuoi vedere il mio? Magari. Aspetta che te lo prendo, stai lì un secondo. Vai, vai, che facciamo il... Cioè, c'hai lo storyboard? Ah, ma no, ma fantastico. Ma scusa, Guarda. questo è un libro, però. Ma Sì, fa questa è. vedere. Io l'ho disegnato e ho trovato il casale senza cercarlo, identico, rosa come lo volevo. Vedi, questo è l'inizio del film. Ho fatto tutti degli Ma è acquarelli. bellissimo. Ma scusa, sembra proprio un diario di Amélie, però, questo. Amélie Poulain, Io sono proprio. così. Questo è i miei Ah, protagonisti. Ezio, Pietro Sermonti, certo. Disegnati tutti. Vabbè, queste erano tutte le battute che Ah, no, no, cambiavo. no, no, nella vasca, che è la scena in cui appare per la prima volta. È fantastico. Vedi la cannuccia come la volevo e Lillo e poi vabbè tutto il lavoro che poi abbiamo fatto un lavoro lunghissimo con il mio direttore la fotografia, poi ho fatto anche la bella adesso io ti ho fatto vedere la brutta però c'è anche la bella eccola qua, che è proprio il film inquadratura per inquadratura, vedi? Ma è fantastico, ma scusa, però questo devi pubblicarlo.
Inquadratura, Meraviglia. Tra l'altro, ecco, in quell'inquadratura lì si vede la felpa che fa molto ET, molto di più adesso si vede. Sì, per me quello era proprio un omaggio a dire grazie ai registi che hanno avuto il coraggio di raccontare questi film che ci hanno fatto sognare, no? Cioè ET per me bellissimo. È un trauma enorme, ma nell'altro verso mi ha fatto talmente tanto emozionare che... È per quello che io ho voluto mettere il mio protagonista a ballare un pezzo di lei, Aznavour, perché volevo che la gente si emozionasse, ecco. E tra l'altro anche qui abbiamo una famiglia, no, non regolare, anzi una famiglia come quella di T. In quella di Spielberg manca sempre il padre, in questo caso invece qui manca la madre. Per me Spielberg è veramente un faro nella notte, cioè ha fatto veramente dei capolavori incredibili. Quindi... E tornando alle donne... Esatto, Scusami, io mi perdo, poi quando vado entusiasta a parlare mi perdo. Sono molto felice di vedere che tante donne riescano a raccontare delle storie, perché i punti di vista sono importanti. Vedere un punto di vista solo maschile non credo che accresca una cultura e un popolo. Esatto, anche perché poi diamo per scontato che quello sia il punto di vista generale, invece non è così, assolutamente. Ma invece ero curioso di sapere, ti chiedevo prima, quando ti sei seduta e l'hai visto per la prima volta nella sua interezza, tutti per Roma. Ecco, sì, ecco perché ho ripreso il mio copione, perché avendolo disegnato tutto, cioè la mia vera scommessa era se riuscivo, cosa che in teatro è normale perché tu lavori al buio e dentro il buio inventi delle cose che succedono. Al cinema invece c'è la realtà, c'hai le luci, c'hai le cose che vivono tutte intorno. E io me lo sono disegnato tutto il film avevo paura di non riuscire a raccontare quello che avevo qua dentro, quello che avevo disegnato. Invece i miei collaboratori, dalla costumista, direttore della fotografia, gli scenografi, hanno capito benissimo il mio linguaggio e quindi, come diceva Monicelli, fare un film poi è l'ultima cosa, è tutto il prima che è importante. Quando lo giri, quindi la tua sfida era che le immagini e la storia del librone fossero uguali a quella del film, fondamentalmente. Sì, no, più che altro che quello che io fosse poi quello che il pubblico sarebbe andato poi a vedere al cinema, perché come ben sai i film hanno una storia molto complicata, è sempre una, come si dice, una magia riuscire a fare un film. Sì, è veramente una scommessa e andando dall'altra parte l'ho capito ancora di più, già l'avevo capito da attrice, ma oggi l'ho capito ancora di più, quante le dinamiche, le cose, a qualcuno piace, a qualcuno non piace, quindi lottare anche per delle idee che hai non è semplice, proprio per niente. Senti, ma quanto è anche una favola nella favola il fatto che appunto Tutti per Uma esce in sala, perché insomma non era neanche scontato, è stato un viaggio lungo, in mezzo alla pandemia, insomma ci sono stati... No, anche guarda, il set penso sia stato abbastanza complicato da quel punto di vista. Beh, abbiamo fatto anche delle scelte abbastanza... Nella sceneggiatura originale c'erano tante cose che io non ho potuto e non ho voluto mettere, perché il soggetto che aveva scritto Alessandro Bardani era molto carino, ma aveva tante cose, c'erano tre feste, il matrimonio della principessa. A essere logici, cioè io questo film l'ho girato in pieno lockdown con 400 persone morte al giorno e ho dovuto semplificare comunque tante cose che magari in un altro momento storico l'avrei potuta raccontare con molta più libertà, no? Fammi passare il tempo. Quindi mettere, cioè girarlo in un periodo così difficile non è stato per niente semplice. Senti, dove hai trovato quei bambini fenomenali? Gabriele Anzanelli e Valerio Bertocci. Ho fatto dei tanti provini, soprattutto per il piccolo Marco, il rosso tremendo, il nano, che è stato incredibile. Cioè, io quando ho visto il provino di Marco, io avevo mandato tutta la voce off del film, perché ho detto, se un bambino la impara e me la racconta, credendoci già, perché mandare comunque un monologo a un bambino che deve dire tutte quelle... Io quando ho visto il provino di Marco ho alzato veramente le mani, io cercavo un bambino di 9 anni, ho preso lui che ne ha sei. Cioè, lui aveva già vinto. Sì, è incredibile, ma poi la cosa bella è l'amore che mi hanno regalato tutti su questo set. Purtroppo io l'ho cercato di raccontare nei titoli di coda, mettendo le risate, mettendo quello che... Sì. Si intuisce infatti che sia stato un divertente. Comunque. Vedere una nonna come quella di Marco, che passava tutte le ore al freddo con noi, che gli dava la merendina perché lui piangeva, c'è stato veramente tanto amore, tanta volontà di fare qualcosa per gli altri.
Comunque si percepisce anche da spettatori che c'è stata una magia anche sul set. Senti, Susi, sì, si capisce che non è finto. Senti, adesso però, Susi, da qui in poi cosa succede della tua vita, della tua carriera? Guarda, hai capito che è quello che vuoi fare anche questo da grande? O no? Citando la tua frase di prima, che è una fiaba dentro la fiaba, questo film è stato proposto perché non è un mio film, cioè è diventato un film, ma in realtà mi è stata proposta, è un film che mi è stato proposto di girare, quindi già questa cosa è anomala, perché un'opera prima che ti viene commissionata già dici che è strano, ma il produttore aveva visto una mia regia teatrale e dei miei corti gli erano molto piaciuti, quindi ha veramente rischiato chiedendomi questa cosa. E quindi ti rispondo che domani, chi lo sa, nel senso che ti arrivano questi doni dal cielo, a volte meravigliosi, e a volte faticare tanto e poi i frutti li raccogli. Quindi io spero di continuare a raccogliere, o comunque di rimanere aperta verso progetti, verso cose nella vita in genere. Quindi speriamo che domani arrivino altre cose per raccontare le storie, perché io amo raccontare le storie, questo sicuramente, sia come attrice che come regista, vi dico. Allora, noi aspettiamo tutti per Roma, andiamo a vederlo al cinema, è consigliatissimo da Hotcorn, anzi col bollino Hotcorn Kids, quindi consigliato per family e bambini. Aspettiamo però anche lì, io voglio il librone, fatelo pubblicare da qualcuno. Potrebbe essere un'idea. Facciamo un appello. No, ma infatti, guarda, a me piacerebbe tanto poter raccontare come è nato questo film, che cosa è successo, perché è veramente un film particolare. E proprio da come è nato, da come l'abbiamo disegnato, e chi lo sa, magari ci facciamo veramente un libro per bambini. Veramente. Ma è un sequel? Un sequel di questo? Tutti per Roma 2. No, vabbè, lei parte poi, dai. Non è che se hanno fatto il sequel di, sono riusciti a fare il sequel di Mary Poppins, insomma, si può mai guarda, dire. Guarda, io non sono tanto per i sequel, sai, credo proprio che ogni storia abbia una storia a sé, tranne appunto, ne parlavo ieri con Dino, Amici miei, ha avuto un senso il sequel. È vero. E invece E.T. Spielberg si è ben guardato da lasciarlo, no? L'ha lasciato lì e non l'ha mai più toccato, non penso sia neanche stata mai un'idea. Non so se ti è capitato, ma sicuramente sì, perché se sei un appassionato, di vedere il provino che fece il bambino per Harry Thomas, sì. Sì, guarda, bellissimo. Io lo trovo così affascinante vedere la costruzione di un film, che mi dispiace di non aver avuto la lucidità di poterlo raccontare con la macchina da presa prima, perché sarebbe stato un bel film. Vero, fa un altro dietro le quinte. Allora, noi ringraziamo Susi Laude, e ci vediamo al cinema e ci vediamo anche in giro stavolta, però. Basta Zoom, la prossima ci incontriamo. Esatto, ci vediamo sul lac. Esatto, ci vediamo al lago, dai, a metà, ci incontriamo a metà serata. Padre, grazie. Grazie mille, Susi. Tutti per Roma al cinema. Grazie.